la terza domenica di Quaresima. Vedete, fratelli e sorelle, continuiamo il nostro cammino e adesso veramente la Pasqua si avvicina sempre di più. Quindi un invito da parte del Signore di prepararci interiormente per poter arrivare alla Pasqua trasfigurati. Il Vangelo di oggi è un po' triste e nello stesso tempo contiene un elemento di consolazione. Vediamo due casi che sono stati sottoposti all'attenzione del nostro Signore. I Galilei che sono stati uccisi da Pilato e il loro sangue è stato mescolato dal sangue dei loro sacrifici. E poi quelle 18 persone vittime della caduta della torre di Siloe. E Gesù chiede: pensate che tutte queste vittime erano più peccatori di voi? E la stessa domanda Gesù la sta facendo a te, la sta facendo a tutti noi. Chi è vittima delle disgrazie del mondo non è più peccatore. E ci chiediamo allora perché noi siamo ancora qui, perché siamo ancora in questa vita. Siamo in questa vita appunto perché Dio è paziente nei nostri confronti. Ci aspetta sempre. È un Padre che ci aspetta, che ha pazienza con tutti noi. Allora che cosa possiamo fare? Approfittare soltanto di questa pazienza di Dio nei nostri confronti? O ci diamo da fare, o l'amore che portiamo per Lui ci porta a compiere un gesto di ritorno a Lui volentieri, perché quando l'amore chiama, noi abbiamo quasi obbligo di seguire questo richiamo dell'amore. Allora tutti quanti cerchiamo di aiutarci per realizzare una vera conversione, un vero ritorno al Signore. E chi muore nel cammino di questa vita non muore perché è più peccatore di tutti gli altri. Forse i più giusti se ne vanno e rimangono, quelli che rimangono siamo un pochino più cattivi, o non si sa. Però quello che sappiamo è che il Signore ci invita oggi a ritornare a Lui come un padre paziente, ci aspetta a braccia aperte e ci vuole veramente fare gustare la sua amicizia e il suo perdono. Allora, di fronte alle disgrazie di questo mondo, che cosa possiamo fare? Di fronte alla cattiveria del mondo, soprattutto dei grandi di questo mondo, che cosa possiamo fare? Niente. Ognuno semplicemente pensi a essere giusto e a effettuare un ritorno a Dio con tutto il cuore e così quando tutti quanti torniamo a Lui possiamo gustare, come dicevo, la sua amicizia e soprattutto il suo perdono. Allora cominciamo questo cammino gustando il Vangelo di oggi, secondo Luca, il capitolo 13, dal versetto 1 al 9. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una buona domenica a tutti noi.